Abruzzo Sostenibile Blue Deal. Si chiama così la nuova metodologia che coinvolge tutti gli stakeholder del settore pesca ed acquacoltura. Gli stati generali questa mattina a Pescara hanno visto la presenza di tutte le associazioni nazionali e del MASAF, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Credo che la qualità non si inventi dall'oggi al domani. Dietro l'eccellenza c'è sempre la storia e la cultura di un popolo. E questo è il caso dell'Abruzzo, una regione che incarna appieno il modello della sovranità alimentare e che approccia alla pesca in maniera tradizionale. Una realtà territoriale legata per lo più alla piccola pesca costiera e al razionale utilizzo delle risorse locali. Parlando di tradizione, poi, si pensi alla presenza di trabucchi sulle coste adriatiche già dal XVIII secolo, la strana macchina da pesca, così definita da Gabriele D'Annunzio nei suoi romanzi di fine Ottocento. È nostra intenzione come MASAF continuare a promuovere la qualità della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e responsabile, insita nelle realtà del vostro territorio. Tra le mission, garantire la produttività sempre maggiore con l'impatto ambientale minore. Il ministro ha ricordato le risorse, i 50 milioni di euro del piano complementare al PNRR, i 12 milioni di euro del Fondo Solidarietà, i 9 milioni e mezzo del programma triennale Il Credito d'Imposta, tra le misure più urgenti. Utile a fronteggiare il caro carburante calcolato al 20% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre del 2023. In questa programmazione sono stati investiti 24 milioni di euro. La programmazione nuova vedrà un po' di più di 18 milioni grazie alla performance che abbiamo ottenuto e sono poi divisi per priorità in funzione innanzitutto delle percentuali che vengono indicate a livello nazionale e quindi 5 milioni per circa per la pesca, 5 milioni per le attività sugli impianti, sui porti, 3 milioni per l'attività da basso, dei flag verso la comunità di pesca e poi c'è la parte dell'innovazione e anche soprattutto della trasformazione, dove abbiamo avuto un grande risultato perché con 4 milioni e mezzo di contributo abbiamo generato, si sono generati più di 11 milioni di ulteriori 11 milioni di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione da parte dei privati.